Come si cucinano fiorentine? In realtà è molto semplice. Per una fiorentina di questa altezza, ok, fate 3 minuti per lato. La carne deve essere a temperatura ambiente, non gelida da frigo, ecco. La massaggiate con un po' di olio extravergine d'oliva, poi la mettete su una piastra, io una piastra purtroppo non ce l'ho, quindi usiamo anche una pentola no prob, e la fate scottare per meno di un minuto, 2 al massimo, per lato, ok? Sta in piedi da sola tanto, al massimo la tenete, vi aiutate con cucchiaio e forchetta di legno. Poi mettete il sale, io uso quello grosso dell'Himalaya, quello rosa, perché lo preferisco, è questo. E la mettete sulla piastra bella calda. Il primo lato 7 minuti al massimo, ok? Il secondo lato invece, che è questo che sta andando, 3 minuti. Dentro dovrebbe rimanere rosa, oh che morbida. E poi tagliamo via l'osso, la cartilagine qui esterna, la pelle, insomma il grasso, e la tagliamo a fette. E poi è pronta per essere mangiata. Ovviamente questa è una media cottura, comunque se la volete più cotta dovete regolarvi e tenerla qualche minuto in più, se la volete un po' più al sangue allora qualche minuto in meno. Con gli scarti della fiorentina e dell'osso io normalmente faccio brodo, metto dentro il grasso, metto dentro l'osso nella stessa pentola in cui ho padella o piastra in cui ho cotto la carne, e una zucchina, questa è mezza zucchina tagliata a fette che poi ovviamente mi mangio così a crudo come contorno dopo averla fatta scottare, perché così si è cucinata e ha preso i succhi dove ha cucinato la carne, e poi la piastro e diventa più secchina e mi rilascia anche un po' di sostanza nel brodo. E con questo brodo ci faccio o la minestra, o la minestrina o il risotto, è indifferente, tanto è buono lo stesso, anche da bere così. E ovviamente dopo che ho fatto brodo, cioè questa qua in teoria devo spolparmela prima, però dopo che ho fatto brodo questa parte me la spolperò, rimarranno solo le ossa. Ma quanta carne che hanno lasciato su, ma si può, che peccato. Ho travasato il contenuto della pentola, della padella, dentro la una padelletta, dentro un pentolino in cui ho messo anche una cipolletta, un pezzettino di cipolletta, io utilizzo solo quelle rosse, mi spiace, no? Sempre le preferisco, e un pezzettino di sedano e un pezzettino di carota, anche se non ce n'era bisogno. Qui metto a soffriggere l'olio nella stessa padella senza rilavarla, ok? Metto a soffriggere l'olio, cioè l'ho solamente io, ho solo passato sulla la pezza al volo, ecco, e io ho messo l'olio e la cipolletta a soffriggere, e poi su questo soffrettino metterò il riso, perché ho deciso che ci farò il risotto.
Quando si sarà tostato, allora inizierò ad aggiungere il brodo, lo coprirò a livello del brodo, metto sul tappo e lo lascio cucinare finché non è pronto. Fine. E poi gli do al massimo una mantecata con una nocina di burro, anzi in questo caso mezza nocina di burro, e il parmigiano. Non sfumo col vino perché tanto non mi interessa, voglio mantenere il sapore della carne. Altrimenti avrei fatto un risotto allo spumante. Ok, il brodo è bastato per coprire il riso. Questi sono 100 grammi di riso, no, 150 grammi di riso sono. E il brodo che c'era qui è bastato. Ovviamente l'ho filtrato prima di metterlo dentro. Adesso do solo una girata al volo. E questo rimane qua chiuso finché non si è assorbita tutta l'acqua. Ovviamente non mettete la fiamma altissima perché sennò si brucia. Ok, il riso è pronto, come potete vedere è cremoso e ha questa acquettina che fa da legante. Diciamo che è rimasto morbido. Se vi piace allonga potete tenerlo così, se invece lo preferite più compatto lo lasciate cucinare ancora un pochino finché diventa più compatto. Io lo preferisco compatto, però beh, allonga è meglio perché mentre poi si raffredda tende ad assorbire l'ultima acqua rimasta. Quindi spengo. Non lo manteco con il burro perché tanto non ce n'è bisogno. E metto... Sì, è pronto. Metto su un po' di grana e buon appetito!